Vuoi conoscere il mondo obbligazionario? Bene, te lo spiego in 2 minuti. Ciao Quando si dice che tutti guardano il dito e nessuno nota che sta indicando la luna, sembra di sentire parlare della differenza fra azioni e obbligazioni. Tutti parlano di azioni, ma la maggior parte dei risparmiatori investe nelle obbligazioni. Quando mi chiedono un consiglio su un'obbligazione, sembra di essere in un confessionale. Quando invece mi parlano di azione, sono tutti Gordon Gekko. Ti faccio un esempio terra a terra per capirci. Se vuoi comprare un'azione, penserai a quale paese, quale settore e poi sceglierai l'azione. Se vuoi scegliere invece un'obbligazione, fai la stessa cosa, ma quando sei arrivato alla società, dovrai iniziare a valutare. Tasso fisso o tasso variabile? A 1 o a 10 anni? In euro o in dollaro? È molto più difficile. Potrei dirti che non ho mai comprato un'obbligazione. La verità è che non ho mai studiato un prodotto finanziario come il mondo obbligazionario. Ti spiego il perché. 1. Chi ha il denaro? Chi ha i grandi risparmi l'ha fatto nel tempo, quindi è tra virgolette anziano, per cui per la MiFID non può rischiare, non ha l'orizzonte temporale per il rischio. 2. Chi è ricco è già ricco, non vuole rischiare perché la sua più grande paura è diventare povero. 3. Tutte le teorie di portafoglio ti dicono che non vale la pena essere investito 100% azionario. Bisogna diversificare in diverse asset class, tra cui quella più variegata di asset class è sicuramente l'obbligazionario. In definitiva, quello però che bisogna capire, e che spesso i risparmiatori non capiscono, che non è che le azioni sono rischiose e le obbligazioni non sono rischiose. Per questo nei prossimi video ti parlerò del rischio obbligazionario.